Ragazzi, questo piccolo aggeggino è in grado di clonare hard disk ed SSD in maniera davvero facile e veloce, senza l'ausilio del PC, perché è in grado di poter effettuare la clonazione offline, quindi senza il PC. Ma come funziona? Beh, lo scopriremo fra poco, ma prima, sigla! Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, io sono Mizar e oggi vi mostrerò come poter clonare un hard disk o un SSD in maniera offline, ovvero senza l'ausilio del computer. Perché molte persone hanno paura di clonare un hard disk collegando al computer, hanno paura a scaricare programmi, hanno paura a staccare il cavo dati, il cavo SATA. In realtà sono piccolezze, sono davvero cavolate, però capisco che per alcune persone possa essere difficile. Pertanto ci viene in aiuto queste docking station, in questo caso è una Sabranet modello ECHD2B, vi metterò comunque il link in descrizione, che ci permette di clonare i nostri hard disk meccanici o SSD in maniera davvero facile. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come è composta e come funziona. Sul sopra abbiamo appunto gli ingressi per i nostri dischi. Abbiamo delle luci a LED che indicano il funzionamento della clonazione, che andremo a vedere più avanti. Sul retro abbiamo l'ingresso USB 3.0, l'alimentazione e il tasto on/off. Sul davanti invece abbiamo semplicemente due LED che si accenderanno una volta collegata alla corrente e il tasto di clonazione per la clonazione offline. Inoltre, ragazzi, vi dovete ricordare che nello scompartimento A andrà l'hard disk da cui vogliamo prelevare i dati, mentre nello scompartimento B andrà messo l'hard disk da cui deve ricevere i dati. Ovviamente, ragazzi, va da sé che nel scompartimento B dovete mettere un hard disk di ugual misura o superiore a quello del scompartimento A, come nel nostro caso, che metteremo nel scompartimento A un hard disk da 250 giga. Mentre nel scompartimento B verrà messo un hard disk da 1 tera. Che altro? Questa basetta, ovviamente, oltre a effettuare la clonazione offline, vi permetterà anche di poter collegarla al PC volendo tramite l'ingresso USB 3.0 e usarla come lettore di hard disk per l'appunto. Inoltre, per poter effettuare la clonazione offline, dovete collegarla alla corrente. Inserire i due SSD o hard disk nei due scompartimenti. Una volta inseriti, dovete premere il tasto di accensione. Poi dovete tenere premuto, dovete aspettare che si accenda il LED verde qui e i due LED blu. Poi dovete tenere premuto il tasto di clonazione, questo qui. E una volta che vedrete la spia blu accendersi, rilasciate il tasto, ripremetela nuovamente e partirà la clonazione. Direi che per questo è tutto, quindi andiamo a montare il tutto e andiamo a clonare e vediamo come funziona. Abbiamo collegato la nostra docking station alla corrente, inserito il primo SSD nella parte A, che sarebbe la sorgente, e l'SSD da 1 tera nella parte B, che è quello che deve ricevere i dati. Ovviamente la velocità dipenderà sempre da quanti dati avete sopra e dall'SSD in questione. Detto questo, ci vediamo operazione compiuta. I shut my eyes, trying not to speak. Pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Ok ragazzi, come avete potuto vedere, ci sono dei LED blu che hanno indicato il nostro processo di clonazione, che vanno dal 25% il primo, 50% il secondo, 75% il terzo e ultimo il 100%. Quando i LED blu finiscono di lampeggiare, la nostra clonazione è avvenuta. Adesso non ci resta solo che spegnere la nostra docking station ed estrarre gli hard disk. Quindi andiamo a montare e vediamo come va. Bene, se avete seguito la procedura, adesso dovreste aver clonato il vostro hard disk o SSD in una coppia 1 a 1. Quindi adesso estraeteli dalla base, inseriteli nel vostro computer, PC desktop o portatile che sia, e vedrete che all'avvio avrete il vostro hard disk nuovo di zecca. Però attenzione, potrebbe capitare che quando andrete a vedere le risorse del computer,
noterete che il vostro hard disk, che magari nel mio caso era quello da 256 giga ed è stato sostituito con uno da 1 tera, non è più da 1 tera ma è sempre 256 giga. Ma non allarmatevi, è del tutto normale, perché avendo fatto la copia 1 a 1 ha copiato anche lo spazio che c'era. Quindi se voi adesso andrete in gestione disco dal menu start, noterete che ci sarà una partizione non alloccata. Esattamente, come vedete in foto. La partizione non alloccata è quella in nero. Voi dovete spostarvi col mouse dove c'è scritto disco C, partizione di avvio, eccetera, eccetera. Cliccare col destro, dovete cliccare su estendi. Però purtroppo estendi è scritto in grigio. Quindi dovete scaricare un programma apposito, perché a quanto pare Windows non lo fa fare sul disco C. Vi lascio il link in descrizione. Scaricate Disk Genius, installatelo sul disco C tranquillamente, anche se vi uscirà l'avviso, attenzione, tranquilli, installate sul disco C. Una volta che lo avviate, dovete fare la stessa cosa che dovete fare sul gestore disco. Andate sul disco C, dove c'è scritto partizione di avvio, eccetera, eccetera, e cliccare su Extend. Il programma è in inglese, ma ragazzi, non è complicato. Una volta cliccato su Extend, date le conferme varie, il computer si riavvierà varie volte, e al vostro avvio avrete di nuovo il vostro hard disk nuovo di zecca, quindi nel mio caso quello da 1 tera, così. Come potete vedere, la partizione si è ripresa quello che gli rispettava. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia stato utile, ma prima qualche piccolo consiglio. Io personalmente ragazzi sono più per l'installazione da zero che per la clonazione, ma se proprio dobbiamo clonare, spero che questo metodo vi possa tornare utile. Poi con l'hard disk o SSD che avete sostituito, nel mio caso un SSD da 250 GB, se avete un computer fisso lo potete formattare e metterlo nel computer fisso e quindi avere un'ulteriore memoria in più. Oppure, quello che devo fare io, questo SSD andrà a sostituire un hard disk meccanico di un PC portatile. Ma questo lo vedremo in un altro video. Come sempre ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like e a commentare, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, aglio!